una iniziativa che nasce con questo governo, ma resterà nel patrimonio della Presidenza del Consiglio, perché il governo italiano è dotato da oggi di uno strumento di colloquio e quindi anzitutto di ascolto con le realtà locali. Ci abbiamo tenuto ad essere a Mantova e purtroppo cade in un momento difficile per il mondo e per il nostro paese, ma con serenità e attingendo al buonsenso e all'ottimismo mantovano torneremo a Roma sperando di ricordare un avvenimento importante per la città, seppur in un momento così difficile. C'è l'impegno che le autonomie locali chiedono già prima del governo incontra sulle infrastrutture, anzitutto viarie, e poi siamo qui per ascoltare, eppur in tempi di vacche magre, è proprio il caso di dirlo qui, questo governo non si sottrae mai alle sollecitazioni di tipo progettuale. Abbiamo scelto una soluzione neutra sul tema, cioè nel governo incontra interverrà un esperto di energie alternative che farà una relazione di tipo tecnico, poi le scelte politiche di questa maggioranza sono note, ma non veniamo qui a dividere. Mantova ha tutto da guadagnare dalla grande riforma di questo governo, che è un federalismo centrato anche sui municipi e da cui Mantova trarrà sicuramente vantaggio, perché è una città tradizionalmente civile ma anche ben amministrata, e lo dico non solo con riferimento all'amministrazione che c'è, ma a tutte quelle anche ovviamente di colore opposto al governo che si sono qui succedute. È un segnale di speranza, perché oggi le amministrazioni locali e anche i territori del nord, e Mantova in modo particolare, è in una situazione di bisogno, perché abbiamo delle emergenze dal punto di vista della finanza comunale in riferimento alla possibilità di avere fondi per rilanciare il turismo, per impegnarsi sul fronte culturale. Poi qua abbiamo molte cose da chiedere, l'elenco è molto lungo, il problema è solo individuare le priorità. Io individuo per esempio l'interesse del governo per impegnarsi per il sito di interesse nazionale, mi riferisco al sito inquinato della zona industriale, mi riferisco al sostegno alle attività produttive, mi riferisco al sostegno alla nostra università a cui teniamo molto, e conto che da questo incontro possa esserci nella giornata odierna sia un impegno sul fronte del turismo, appunto grazie all'intervento del ministro Brambilla, e speriamo in un colpo di coda anche un intervento oggi o comunque in futuro sul fronte della nostra università. Si tratta di un protocollo d'intesa, di un accordo o comunque di una serie di intenti che consistono nell'impegno da parte del governo nazionale e quindi del Ministero del Turismo di promuovere la città di Mantova nel mondo nell'ambito delle iniziative che l'Italia farà in Europa e nel mondo. Quindi una grande opportunità per portare gente a Mantova e per rimettere, come noi diciamo esagerando, da quando la gente di Mantova ha eletto la nostra amministrazione, un modo per porre Mantova al centro dell'attenzione del mondo. Io in modo particolare sono un grande amico del Festival della Letteratura da tempi non sospetti. Il Festival della Letteratura è un qualcosa che appartiene a tutta la nostra comunità. Purtroppo le amministrazioni locali si trovano a far fronte a una diminuzione dei fondi sul fronte culturale, come lei ben sa, come tutti i sindaci purtroppo sanno. Proprio per questo io parteciperò tra l'altro alla manifestazione che ha organizzato anche l'ANCI a livello nazionale il 26, il 27 e il 28 marzo, proprio per sollecitare il governo nazionale a incentivare il suo impegno sul fronte economico-culturale. Festa della Letteratura purtroppo avrà meno soldi direttamente, perché di più non possiamo dare, ma continuerà ad avere il solito sostegno che la città di Mantova gli ha sempre dato, e anzi nulla toglie che noi ci si possa impegnare per trovare nuovi sponsor privati, perché il futuro della cultura è avere sempre molta partecipazione da parte del fronte dei privati. I soldi pubblici purtroppo, visto che oggi ne abbiamo meno di ieri e sicuramente ne abbiamo più di domani, perché queste sono le prospettive fino al 2014, quando non si attuerà quando si diventerà operativo il federalismo municipale, quindi dovremo impegnarci per fare in modo che il privato intervenga sul fronte culturale.